Buongiorno, bentrovati. Buon giovedì 9 marzo. Siamo nella seconda settimana di Quaresima. Ecco il Vangelo di oggi secondo il nostro rito ambrosiano. Lettura del Vangelo secondo Matteo. In quel tempo il Signore Gesù diceva ai Suoi discepoli: state attenti a non praticare la vostra giustizia davanti agli uomini per essere ammirati da loro, altrimenti non c'è ricompensa per voi presso il Padre vostro che è nei cieli. Dunque, quando fai l'elemosina, non suonare la tromba davanti a te, come fanno gli ipocriti nelle sinagoghe e nelle strade, per essere lodati dalla gente. In verità, io vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa. Invece, mentre tu fai l'elemosina, non sappia la tua sinistra ciò che fa la tua destra, perché la tua elemosina resti nel segreto, e il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà. E quando pregate, non siate simili agli ipocriti che nelle sinagoghe e negli angoli delle piazze amano pregare stando diritti, per essere visti dalla gente. In verità io vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa. Invece tu, quando preghi, entra nella tua camera, chiudi la porta e prega il Padre tuo, che è nel segreto, e il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà. Parola del Signore. Nel capitolo sesto del Vangelo di Matteo, siamo sempre nel discorso della montagna, Gesù parla delle opere buone, le tre fondamentali opere buone, opere di giustizia riconosciute e condivise da tutto il giudaismo, le opere dell'elemosina, della preghiera e del digiuno. E Gesù raccomanda una cosa fondamentale: state attenti a non praticare la vostra giustizia davanti agli uomini per essere ammirati. Le opere buone non vanno compiute perché dobbiamo ricevere il complimento da parte di qualcuno, ma semplicemente perché sono giuste e dobbiamo farle davanti a Dio e non per essere ammirati dagli uomini. La ricompensa deve essere solo lo sguardo di Dio che approva e benedice il nostro operato. Ed ecco allora il primo ammonimento sull'elemosina, sia che raccomanda di farla, è un'opera buona, è necessaria, l'elemosina per sostenere i poveri, per sostenere la Chiesa nelle sue necessità, l'elemosina è importante, ma non per farsi vedere, bisogna farla con quella discrezione che è tipicamente evangelica. E la preghiera che deve essere vissuta con profonda discrezione. Non si prega per farsi vedere. Questo non vuol dire che Gesù vieti la preghiera comunitaria o di pregare in luoghi pubblici, mancherebbe altro. Però l'importante è che uno non preghi per farsi vedere, ma si prega per pregare, cioè per entrare in rapporto con Dio. Ecco l'ammonimento ad entrare nella camera, a chiudere la porta, perché è il rapporto con Dio. Tra l'altro è da ricordare che la tradizione cristiana ha interpretato spesso questo passaggio anche come un invito a entrare nella vita interiore, in quella camera segreta che è la camera del cuore. Santa Caterina da Siena, per esempio, diceva che si era costruita una cella nella mente, e pur vivendo nella sua famiglia, ancora da ragazza, si ritirava in questa cella interiore per parlare con Gesù in maniera personale, per parlare con il Padre in maniera privatissima ed intensa. Questa intensità del rapporto con Dio, che ci aiuta a entrare nell'uomo interiore, è fondamentale, perché altrimenti, se rimaniamo sempre al di fuori di noi stessi, la nostra preghiera è un accumulo di parole o di richieste, ma non un rapporto con il Padre. E invece Gesù vuole che viviamo questo rapporto con il Padre nel segreto. Ricordiamo Sant'Agostino che diceva: in interiore homine habitat veritas. Nell'uomo interiore abita la verità, e noi siamo invitati a entrare in noi stessi per incontrarci con il Padre, per vivere un rapporto profondo con il Figlio, per lasciarci guidare dallo Spirito a una perfetta conformazione a Cristo. Preghiamo gli uni per gli altri, che sia una buona giornata. Sia lodato Gesù Cristo.